di questi argomenti io ne avrei voluto parlare fra 5 mesi, perché diciamo me li tengo per ultimi, anche perché sono molto rischiosi. Te parli di queste cose e poi alla fine finisci con il volante tagliato, come già mi è successo una volta, perché questi sono veramente argomenti rischiosi. Si va a toccare un ambiente italiano, perché noi parliamo d'Italia, che è un potere forte, il potere forte che sta all'interno dello Stato, all'interno del Vaticano, all'interno delle forze armate. I veri poteri forti sembrano essere collegati al problema alieno. Ecco perché ce ne siamo dovuti interessare. In realtà, io ho cominciato a lavorare su questa cosa, ma non avrei mai pensato che ci fosse un vero e proprio collegamento. Però purtroppo mi sono dovuto ricredere e ora vi dirò perché. Le prime indagini che noi facemmo sul fenomeno della adduzione mostrarono degli strani eventi ricostruiti sia in ipnosi regressiva che anche parlando con i testimoni, che sembravano mettere in relazione alcune manifestazioni di gruppi satanici ufologici del nord Italia con i nostri addotti. Mi spiego meglio. Alcuni dei nostri addotti ci raccontavano come, prima di conoscere me, di sottoporsi a ipnosi, allora lavoravamo con l'ipnosi classica, e di liberarsi dal problema, avevano vere e proprie situazioni di stalking da parte di soggetti appartenenti a gruppi ufologici del nord Italia, che avevano in qualche modo irretito queste persone, le quali non sapevano dove andare, perché noi non avevamo ancora cominciato a fare le indagini, nessuno conosceva neanche della nostra esistenza, in qualche modo sapevano che noi potevamo tirare fuori un addotto, o almeno ci provavamo dal problema. Nessuno sapeva che noi avevamo dei mezzi, dei sistemi per poter far capire alla gente che cosa gli stava capitando, e quindi le persone che non sapevano a chi rivolgersi si rivolgono sempre a quel tempo alle uniche forze che in parte controllano il territorio. Le forze che controllavano il territorio negli anni 60-80 sono grosso modo di due tipi. Una forza legata all'ambito religioso, quindi andiamo da Eugenio Siracusa a Bongiovanni, ad altri personaggi che allora si muovevano anche in Toscana, che facevano le sette, i movimenti satanici o più o meno religiosi sul Monte Amiata, a veri e propri gruppi ufologici, i quali dietro lo schermo della ricerca in campo alienologico, in realtà sembravano essere interessati ad utilizzare gli addotti in vere e proprie manifestazioni, messe sataniche, cerimoniali particolari. Quando alcuni venivano poi in contatto con noi, al di là dell'ipnosi, ci raccontavano le testimonianze, avevano capito che queste persone non erano proprio il massimo della chiarezza, e tentavano di uscire dal problema, cioè di staccarsi da questi soggetti, i quali insistevano proprio con vere e proprie operazioni di stalking, facendogli partecipare a dei cerimoniali poco a poco chiari. Tentavano di irretirli in qualche modo, gli davano del materiale da studiare, roba che era legata ovviamente a aspetti della massoneria più bieca. Perdona, Una cosa, prego. scusa l'interruzione, tu quindi stai parlando di azioni nella vita reale, nella Nella realtà. vita reale, assolutamente sì, Certo. assolutamente nella vita reale. Persone che poi, dopo anni, sono riusciti a liberarsi da questi personaggi che non insistevano più, perché evidentemente avevano, perché vedete, insistere, insistere, insistere vuol dire anche mettersi a un certo punto in una situazione di pericolo, perché l'addotto che tu hai dentro, e noi dovevamo capire perché questi pseudo-ufologi erano legati a questi personaggi, cosa gliene fregava? Perché mischiare il satanismo con l'ufologia? Questo noi non l'avevamo chiaro per niente, ma vedremo nel corso della puntata che le cose si chiariranno.
da questo punto di vista noi ci troviamo alcune testimonianze. In quel periodo le prendiamo come tali, le mettiamo in un cassetto. Non ci sembra. Conoscevamo i personaggi che erano dietro questa cosa. Potrei dire ufologo da strapazzo, ma è legato comunque a movimenti pseudomassonici e così via. Va bene, tutta l'Italia è massonica, che problema c'è? La massoneria è legale, abbiamo avuto dei presidenti della Repubblica che erano massoni, la maggior parte dei dirigenti del Centro Ufologico Nazionale è legato alla massoneria. Per me è inconcepibile, ma comunque non c'è nulla di strano. Pare che legalmente non ci sia nulla di male, che mi frega a me. Ma se devo che lavorare, diceva un... Sì, certo. Vi ricordo che qualche mese fa pubblicai tutti i nomi dei principali dirigenti del Centro Ufologico Nazionale collegati alla massoneria. Sì, stranamente non c'è stata una replica a quella cosa, vero? No, certo che non c'è stata una replica. E che replica volevano fare? Quando si vede Pinotti abbracciato al politico Quagobba i principali del consiglio direttivo con l'anellone della massoneria al dito, oppure insomma in siti della rete che mostrano la loro tendenza all'aspetto massonico, non ci possiamo che prendere atto della cosa, ed io lo sono segnalato. Non ho mica detto che uno è, perché è massone o non è massone, è buono e cattivo. Ho detto, guardate che il Centro Ufologico Nazionale è una loggia massonica, tutto lì. Non potevo avere un riscontro contro. Sapevamo che l'editore del giornale di Pinotti, Acacia Edizioni, era fatto da massoni. Lo sapevamo perché loro stessi l'avevano detto. L'Acacia è il fiore simbolo della massoneria italiana, quindi non ci sembrava nulla di male, però non capivamo ancora, perché noi siamo tondi, proprio tonni, proprio duri nella comprensione, non capivamo come ci potesse essere una relazione sottile tra questi movimenti massonici, movimenti satanici e addotti. La cosa ci sfuggiva totalmente. Avevamo però notato che c'erano dei movimenti religiosi molto interessanti che comunque mischiavano capre e cavoli. Per esempio Damanur, siamo a Torino. Damanur è un gruppo molto folto di soggetti che hanno costruito anche una grande città sottoterra. Pensate, hanno i fondi di ricerca, di sovvenzione europea, ci sono dei parlamentari del governo italiano che li sostengono, dove però il capo fondatore di Damanur è un capo fondatore di una setta religiosa, la quale, dico setta ma in termine buono, non in termine negativo, un gruppo, insomma, in cui ovviamente si adorano gli dei egiziani, che guarda caso compaiono anche nelle adozioni aliene. Ad Amano ci sono dei posti in cui c'è la macchina per la rigenerazione. La macchina per la rigenerazione è scritto sui loro libri, è una specie di cilindro in cui tu entri dentro e qualcosa di te va a finire dentro l'alieno. Ma che strana questa cosa! E poi cominciamo ad avere persone addotte che venivano da noi, ma che erano state da Amano. Uscivano anche lì con grande difficoltà attraverso un processo di stalking più o meno forte. Ce n'erano tanti. Così non capivamo come mai i nostri addotti erano finiti in queste pseudo sette religiose. Sì, effettivamente, siccome non c'era nessuno che si interessava di alieni, è chiaro che l'addotto di turno viene preso, captato, intrappolato, se vogliamo, da persone che sembra che si interessino di questi argomenti e che abbiano delle risposte da darti. Quindi è giusto che tu finisci ad Amano, è giusto che tu finivi in questi gruppi ufologici del nord Italia, ma era anche giusto che tu finissi in qualche modo a tentare di capire se Giorgio Bongiovanni diceva la verità oppure no. E lì ci abbiamo il nostro pseudo stigmatizzato, il quale
nella sua brava e bella setta religiosa, lo dico sempre in termine positivo, gruppo religioso, era molto interessato alle figure degli addotti. Avevamo solo capito che c'era un interesse di fondo, ma non avevamo assolutamente capito perché. Poi, io questo lo dico solo per tracciare una linea di base, dove partire. Poi vediamo le testimonianze. Altresì, era chiaro che all'interno dei gruppi militari c'era qualcosa che non tornava. Ma dico questo perché io ho ricevuto delle testimonianze, non perché mi stia inventando queste cose. Anche i militari avevano qualcosa a che fare con gli alieni. Ora arriva il giudice che dice: io ho scoperto una relazione tra la massoneria italiana e l'esercito e i nostri militari. Allora bisogna cominciare a mettere insieme un paio di cose. Mi ricordo, tanto tempo fa, ricevetti una conversazione, mi collego su Skype, raramente sono visibile su Skype per ovvie ragioni, e qualcuno mi scrive, e ora vi leggo che cosa mi sta scrivendo. Sono passati diversi anni. Conversazione brevissima, peraltro, brevissima, su Skype. Buongiorno professor Malanga, disturbo? Le volevo chiedere un gran favore, sono un militare e quindi magari non posso espormi tanto, ma sono successe tantissime cose strane durante i miei turni di notte e vorrei parlarne anche perché facendo il test, che del fatto di rapimenti e cose varie, ho parecchie cose che ahimè coincidono. Il test era il TAV, il test di autovalutazione. Io gli rispondo di dover parla e lui mi dice: quando può, chiedo il suo aiuto. Ho letto alcune cose su David Icke, sui rettiliani. Ho fatto un video sul cellulare. Ci sono anche sulle telecamere di sicurezza della base dove faccio la guardia. Addirittura i miei superiori ci hanno detto di non uscire in caso di strane cose. Lei dice: dove ho avuto queste cose con i miei colleghi? Perché gli faccio delle domande. A Catania. Ma non posso dire la base perché qui si controlla. Però le posso dire che c'erano due esseri molto alti e veloci che hanno fatto un balzo di 9 metri circa per scavalcarci. Scavalcarci? Stavano controllando i nostri VM e i Lince. Abbiamo tutto registrato sulle telecamere di sicurezza. E poi continua. Eh sì, però io rischio parecchio con i miei colleghi. Infatti non sappiamo cosa fare. Io più che altro so di essere stato oggetto di rapimento perché spesse volte riporto segni sul collo, di dita, ho anche due grosse palline, una dietro l'orecchio e una sulla nuca, e le ho fatte controllare dal medico militare, ma non sapeva che dirmi. Diceva che in gola ho tipo una capsula, ma non si vuole sbilanciare perché non vuole dire stupidaggini. Io vorrei affidarmi alle sue mani. E io gli dico: sì, però, insomma, io qui bisogna capirci di più. E lui mi risponde: ho capito, però io vorrei fare qualche seduta di ipnosi. Ma non solo io, anche mio padre. Sì, infatti, ma come posso trovarla, dice a me, come posso rintracciarla? Ovviamente, qualsiasi costo, non ho problemi per pagare. Io gli rispondo, ovviamente, come rispondo a tutti, noi lavoriamo gratis. E lui mi risponde: sì, con 3 punti interrogativi. E intanto dico: prima vediamo sto TAV. Ok, grazie tante. Le volevo dire comunque, lui continua, che parecchie volte abbiamo visto queste strane cose sui nostri mezzi militari. Credo che siamo vicini ad una falsa guerra, penso. Siamo nel 2002, 2003, non mi ricordo neanche la data, potrei controllare. Lui dice delle cose che io non avevo ancora scritto. Perché sembra una tattica militare, dice lui, ovvero mandiamo qualcuno a controllare e facendo una pattuglia di ispezione, controllando il DNA del nemico. E poi il DNA non so cosa sia, è un termine militare, il DNA del nemico, e poi si va all'azione. Ma perché? Che senso ha controllare i nostri mezzi? Comunque, professore, chiedo il suo aiuto, perché, come me, anche due miei colleghi e mio padre facciamo incubi bruttissimi. Non riusciamo a dormire, il più presto possibile sono disposto a fare tutto. I miei colleghi, il 31 e il 24, sono due numeri che li identificano. Se, io gli dico: vuoi che ti mandi il test di autovalutazione, così lo fai? Se può, sì,
così vediamo cosa possiamo fare, perché la notte ci svegliano tutti sudati, ci svegliamo tutti sudati, con un'ansia terribile, infatti non riusciamo a dormire bene, e poi ricordo che sentiamo tipo scosse elettriche in testa, prima di fare questi sogni terribili, tipo mancare le forze. I miei colleghi sono accanto a me in questo istante, infatti comunque sia dal PC cancellerò questa conversazione, perché non vorrei che si viene a sapere, anche perché il nostro capitano ci vieta queste cose. Nonostante abbiamo fatto vedere il video, ma lui ci stava mandando in psicologia, nonostante le vedeva pure lui. Ho notato, gli dico io, che avevo già la tua mail, nel frattempo controllo, dentro il computer, e lui risponde, sì, prima di essere militare. C'era un'email dove c'era addirittura il video, e io non l'ho mai trovato. E allora lui cancellerà la conversazione e poi dice, io so, per questo ho cercato disperatamente lei, perché so che lei, come David Icke, siete gli unici che potete salvarci e aprire la coscienza. In realtà io non credo che David Icke possa aprire più di quel tanto la coscienza, ma comunque lui allora credeva così. Scusi per il disturbo, ma le ripeto, io ed i miei colleghi siamo distrutti da questa cosa. Speriamo che la speranza che riusciamo a cambiare in tempo tutti, eccetera, eccetera. Questa era una comunicazione, come tante, tra ambiente militare. I militari sanno. Ora qualcuno esce fuori dicendo che i militari sono legati alla massoneria. Noi troviamo la massoneria all'interno situazioni sataniche collegate ai nostri amici alieni. C'è qualcosa che non tornava. Sì, vorrei interromperti un attimo, Corrado, per far capire anche agli ascoltatori che il gruppo di ricerca che tu hai messo in piedi e di cui faccio anche parte, capitano le stesse cose, non è che queste cose le dica Corrado Malanga e devono essere vere per forza, basta informarsi, parlare con le persone e queste cose escono, non le stiamo dicendo solo noi, io mi sono reso conto della realtà di queste cose personalmente e quindi testimonio anch'io di aver avuto qualche caso del genere. Bene, bene. Vorrei raccontare, come al solito io sono molto lento nel capire le cose, molto molto lento. E poi una situazione del genere io ci vado con i piedi di piombo, perché l'argomento è estremamente scabroso, come vedrete tra pochi istanti. Così mi sono imbattuto in una situazione molto particolare. Avevamo una dotta che abbiamo aiutato a liberarsi, con il quale devo dire non abbiamo ancora terminato, almeno io considero non ancora terminato il lavoro, sebbene gran parte delle cose siano state fatte. Una dotta, mentre ci parlo un giorno per Skype, io cerco di capire sempre anche un po' la realtà locale, dove vivono, cosa fanno, eccetera, eccetera, e questa, nel parlare, pur parlé, mi racconta della sua famiglia, perché lei mi dice, io in realtà della mia vita non mi ricordo niente, io da 6 anni in poi ricordo qualcosa, però prima non so chi ero, chi sono, neanche mia sorella si ricorda di me, frasi così che dite, non mi danno nessuna indicazione. E poi mio padre che faceva il verduraio, il fruttivendolo, non mi ricordo, una cosa del genere, aveva sempre un sacco di soldi, io non capisco da dove li tirava fuori quei soldi. Mi portava sempre in un giardinetto a giocare, ma lui non entrava, non poteva entrare, non lo facevano entrare. Io non mi ricordo poi come mai la sera mi portavano a casa. Io lì capisco che c'è qualcosa che non va e lì applico la tecnica delle ancore. Siamo su Skype, gli dico guarda bene cosa succede, le solite tecniche che noi utilizziamo e lei ricorda. 5 anni e mezzo, 6 anni, una bambina piccola. Ricorda che viene portata in questo posto, poi il babbo se ne va e lei entra in un locale che è fatto in un certo modo, un locale che è grande, c'è la cupola in alto, ci sono le colonne e ci sono delle persone, dei maschi e delle femmine. I maschi sono tutti vestiti di nero con il cappuccio in testa, le femmine sono tutte vestite di bianco con il cappuccio in testa. Poi il cappuccio se lo leveranno, per questo lei capisce chi sono i maschi e le femmine.
E poi c'è un signore, vestito da prete o qualcosa di simile, e io sono nuda, 5 anni e mezzo, seduta su uno scrannetto, su una sediolina. E cosa succede? Ma non lo so, questi dicono delle cose, fanno delle cose, e poi cosa succede? A un certo momento c'è, dal soffitto, il soffitto c'ha un buco al centro, e da quel buco viene giù una luce, un raggio di luce che mi colpisce. Ah, e cosa succede dopo? Io sono su un pianeta grande. Il pianeta grande è una specie di sfera gigantesca che sta fuori, in alto. Sono stata tirata su dentro la luce, e dentro ci sono i signori, quelli vestiti di blu, con la tuta, con questi occhi con le pupille verticali e con i capelli arancioni, e ti racconta la solita storia, e gli fanno il solito servizio. Prima che ciò accadesse, la bambina ha potuto vedere una cosa. In fondo, in questa specie di strana chiesa, c'è una tavola di marmo, una specie di altare, in cui ci sono due persone nude, che fanno l'amore. Poi, la bambina, viene presa e portata su da questo strano raggio luminoso. Lassù subisce una vera e propria adduzione che lei ricorda e poi viene riportata giù. Quando viene riportata giù e si spegne la luce, diciamo così, il raggio trattore, diremo noi alla Star Trek, il prete o quella cosa che sembra un prete, vestito da prete, copre la ragazzina che è nuda con uno strano drappo e poi consegna un coltello a un altro giovane, e con questo coltello il giovane uccide una donna che la sta laggiù in fondo, sempre su questo altare. Poi la bambina si trova fuori, viene riaccompagnata dal padre a casa. Mi è successo altre volte questa cosa, anche a Firenze mi hanno fatto fare questa strana cosa, lei ricorda questo. Non vi dirò dov'è il posto, che peraltro abbiamo ricordato, e abbiamo scoperto che era una delle più grandi chiese massoniche di una città italiana. Di fronte a questo racconto, evidentemente le cose cominciano a prendere una strana piega. Vogliamo vederlo da un altro punto di vista. Cosa è successo in questa manifestazione pseudo-religiosa? Alcuni incappucciati, tipo Ku Klux Klan, KKK, sistemano una serie di atti che partono dall'accoppiamento, cioè l'atto della vita, e finiscono con l'ammazzamento di una persona, l'atto della morte. Nel mezzo c'è l'alieno Dio che viene, si prende la bambina, che rappresenta la vita eterna, cioè la sua parte animica. È chiarissima la idea di questa cerimonia, soprattutto in una delle città italiane più legate a fenomeni di manifestazioni di questo tipo. Ovviamente io dico, ma qua, questa è una cosa tremenda, allora mi rivengono in mente tutte le altre cose che negli anni abbiamo scoperto e avevamo messo in un cassetto. Allora forse c'è qualcosa di più che una semplice situazione per cui magari una persona si può trovare anche a sua insaputa invischiato in un problema di natura massonico-satanista. Ecco. Qui andrebbe specificata una cosa fondamentale. Quando io dico massonico-satanista, so quello che dico, perché la struttura della massoneria italiana è, secondo il mio modestissimo punto di vista, incompatibile ad affrontare problemi legati alla ricerca ufologica. Per quale motivo? Per conflitto di interessi, cioè la massoneria ha una caratteristica fondamentale, l'agnosi, comprendere le cose. E la cosa che vuoi comprendere è legata all'antico rito della vita eterna, dove guarda caso noi ci troviamo i nostri alieni che in qualche modo stanno facendo proprio questo, cercano di avere la vita eterna, cercano di avere in realtà l'immortalità. Se voi andate a leggere in chiave ritualistica tutte
le cose che i massoni, non solo in Italia, ma ovviamente l'Italia massonica conta veramente poco rispetto alla massoneria francese e inglese. Freemason vuol dire libero muratore, che in Italia, perché l'ignoranza fa sempre da padrone, Freemason hanno tradotto in framassone, che non vuol dire un bel niente, no? Mentre i liberi muratori erano un gruppo che si rifaceva ovviamente a delle ipotesi rivoluzionarie dal punto di vista politico e storico di quel tempo. Ci possiamo citare anche il simbolo della squadra del compasso, che vediamo anche in altri ambiti. Benissimo, e parliamone, già che ci siamo, sulle magliette, sui vestiti degli alieni ci sono i simboli di quelli che sono simboli della massoneria: il compasso e la squadra, che sono in realtà una deformazione dei due triangoli che il biondo ha cinque dita sul pettorale sinistro, la stella a sei punte, l'esafala, che parte addirittura da quello che è l'anello di Salomone, il triangolo con l'occhio dentro, che è la rappresentazione degli illuminati, insomma, di tutto, di più, veramente. Tutte anche queste cose. Dimmi. Sì, avevi anche scritto altre cose tu nel passato, perché tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che dice che non avevi mai parlato di questo. In realtà qualcosa avevi scritto su sì. Alieni, chiese, c'era sì, assolutamente sì. Avevo fatto un articolo tanto tempo fa che metteva in relazione la simbologia aliena con la simbologia massonica. Il mio problema non era quello di mettere in realtà in relazione il simbolo massonico con la simbologia aliena, ma era quello di far capire come l'alieno ha bisogno di riconoscere l'altro alieno, cioè le due memorie aliene attive che si incontrano, ma sono dentro due addotti diversi, hanno bisogno di riconoscersi. Un po' anche come la cravatta, vogliamo dire. Ah, sì, certo. E quindi ci sono queste esperienze legate al simbolismo che ci fanno capire come le più grandi, per esempio, strutture economiche mondiali, con i loro simboli, richiamino archetipicamente gli oggetti del simbolismo alieno. Facciamo un esempio, tanto per parlare di simbolismo, perché il simbolismo nella massoneria estrema, oppure in questi riti satanici, in queste situazioni sataniche, è molto importante. Il simbolo che ha il biondo a sei dita sul pettorale, che è sempre descritto come una medaglia, un medaglione, è l'esafala, cioè la stella a sei punte. La stella a sei punte è la rappresentazione alchemica della sovrapposizione di quattro triangoli, che sono la rappresentazione dell'anima, della mente, del corpo e dello spirito, cioè di quello che gli antichi alchimisti del 300 rappresentavano come terra, aria, acqua e fuoco. Questi simboli sono identici, ma per quale motivo? Perché noi questi simboli li abbiamo presi sia per via archetipica, cioè sono uguali in tutto l'universo, e sia perché sono stati presi dalla massoneria, dal e dietro la massoneria, chi ha fondato la massoneria? Qual è il vero motivo per cui situazioni massoniche sono importanti sul territorio mondiale? Perché l'alieno si è inventato la massoneria, secondo il mio modestissimo punto di vista. Troviamo infatti nella massoneria egizia il simbolismo della stella a cinque punte, no? E come mai? È perché dietro il simbolismo della stella a cinque punte, sapete, la stella a cinque punte, la pentafala rivoltata, è la figura di Satana. Ma la figura di Satana all'interno delle nostre ricerche, demoni o alieni, è la rappresentazione del serpente. Daesh, il nemico del popolo ebraico, il serpente. E allora noi ci troviamo il simbolo della pentafala dappertutto in Italia. Lo sapete, la Repubblica Italiana, l'esercito italiano ha le stellette, le cinque stelle, le stelle a cinque punte, è perché allora un noto politico di Torino, che aveva un generale, che aveva costituito l'esercito italiano,
rilasciava la seguente dichiarazione, che io riporto in uno di questi articoli, con tanto di letteratura. Oggi noi fondiamo l'esercito italiano e sull'esercito, sulle giubbe dell'esercito italiano ci sarà il nostro simbolo, il simbolo della nostra massoneria, la stella a 5 punte. Quindi, cosa succede poi? Succede che questo simbolo viene completamente alterato dalla storia. Pensate, per esempio, a Garibaldi, grande massone, che finisce per portare in Sud America il simbolo della stella a 5 punte. E lo regala in qualche modo ai guerriglieri Tupamaros, i quali combattevano in qualche modo come gli italiani per la libertà. Poi, un bel giorno, arrivano le Brigate Rosse, che prendono la stella a 5 punte dei Tupamaros, la riportano in Italia come simbolo della rivoluzione. Insomma, le Brigate Rosse non si sono accorti che stanno usando il simbolo della massoneria. Ecco, prima di andare ad ammazzare tanta gente, forse se studiavano un po' di più era meglio. Ma forse magari hanno studiato e non sono quelli che ci fanno credere, Corrado. Ah, questo lo dicono in tanti, lo dico anch'io molte volte, però non ho mai studiato a fondo il problema e per questo non ti dico. Soprassediamo, benissimo. Facciamolo dire ai cultori della storia delle Brigate Rosse, che sicuramente sanno milioni di cose più di me su questo problema. Certo, però tornerebbe. Certo. La stessa simbologia, qualcuno, come dicevi tu, dal di dentro lo capisce. Certo, ovviamente. Allora, noi cominciamo ad avere informazioni sul fatto che qui qualcosa stava andando storto. Per esempio, vi vorrei leggere una... vi voglio dire prima un'altra cosa. Molti di voi avranno letto proprio in questo periodo il caso di questo grande anziano sciamano Zulu che si chiama Credo Mutva. Questo Credo Mutva ha rilasciato una intervista diversi anni fa, negli anni 90 se non mi ricordo male, a David Icke, il quale lo ha fatto un po' conoscere a tutte le persone che sono interessate di questi problemi. Ora c'è una bellissima traduzione dall'inglese dell'intervista che Credo Mutva ha lasciato a un giornale che si chiama Spectrum. L'intervista tradotta da Cristina Bassi è del settembre del 2011, ma l'articolo risale a moltissimi anni fa, quando ancora io non avevo scritto niente. Se volete la trovate su www.thelivingspirits.net. È estremamente interessante, perché questo grande anziano sciamano Zulu racconta quello che succede a livello di rapimenti alieni in Africa. E nel raccontare queste cose racconta praticamente di rituali che noi potremmo anche chiamare satanici, in cui c'è l'alieno, c'è il militare e c'è la persona che deve ridare la vita all'alieno o lo deve guarire perché l'alieno è malato, attraverso dei rituali che a lui sembrano rituali, ma che a noi ci sembrano vere e proprie operazioni anche tecnologicamente condotte. Militari, alieni, situazioni sataniche. In realtà qui ci sarebbe da fare ora una la lettura di un'altra testimonianza. Vedete, sono importanti queste testimonianze perché devono essere dette. Poi quello che succederà, succederà, ma le cose sono così. Allora, per esempio, io ho avuto lavorare anche con un'altra persona addotta, è una donna, e vi voglio raccontare quello che lei mi ha scritto, dicendomi che è bene che queste cose vengano raccontate. Allora taglio i pezzi che non ci servono e lei racconta. Quello che io ho fatto con lei due, tre sedute, utilizzando i metodi della Flash Mental Simulation in primo step e poi del Triad Color Test, del TCT. Ovviamente questa persona è stata anche aiutata da una psicoterapeuta con la quale abbiamo collaborato insieme,
per portarla fuori dal problema, perché il problema alieno è solo una parte, come vedremo dalla sua testimonianza, che è la seguente. Quello che racconterò ha dell'incredibile, è la prima reazione della mente che si difende davanti a tanto orrore. Non ci crede. Quello che racconterò però l'ho vissuto e ne porto i segni evidenti. Ho scoperto di essere stata abusata. In realtà tutto di me parlava di un abuso infantile, ma era stato a lungo coperto da amnesia e 3 anni fa, come risveglio da un lungo sonno, è cominciata la graduale ricostruzione della verità. Ho subito abusi sessuali nell'ambito di rituali satanici e non dai 2 agli 8 anni. Più gruppi di persone hanno abusato di me e dei miei fratelli, senza che l'uno sapesse dell'esistenza dell'azione dell'altro. Alcune tra le persone a cui venivo affidata da piccola erano gli orchi satanici che mi sottoponevano ai rituali, ed il principale gruppo era formato da mio padre e dalla sua famiglia. Mio padre, suo fratello, le sue 2 sorelle, suo padre e sua madre sono solo alcuni tra i personaggi che partecipavano ai rituali. A questi si deve aggiungere anche il marito di una delle 2 sorelle. Vi ricordate l'esempio di prima? Il babbo con i soldi, stranamente che non se li poteva permettere per il lavoro che faceva, consegna la figlia in mano a mio padre e suo fratello. Cioè, alcuni di questi rituali venivano svolti in un macello e durante essi io venivo drogata e violentata, venivo costretta a bestemmiare ed ero continuamente insultata, mi chiamavano puttana, ero costretta a fare sesso orale con i miei aguzzini e bene il loro sperma, venivo violentata con penetrazioni vaginali che causarono la fuoriuscita di molto sangue, ma io avevo imparato a lavarmi da sola, venivo immersa in alcune vasche bianche. Qui c'è la confusione tra la violenza e l'adduzione. Sono stata costretta ad uccidere un bambino sotto minaccia di morte ed a mangiare una neonata, anche se poi ho vomitato tutto. A causa degli abusi ho sviluppato un disturbo dissociativo dell'identità. Ho 3 identità che coesistono in me. Una si chiama con il mio nome ed è quella che tiene unite tutte le identità. È quella che ha mantenuto la facciata di salute e integrità per tutti gli anni. Una si chiama Belial, pensa te. Ha il nome di un demone e con molte lacrime e dolore ha raccontato la sua storia. Belial si è presentato come un demone condannato all'inferno per aver commesso un terribile crimine in tempo. Egli ha ucciso un bambino di 13 anni e qui parte con una ipotesi di lavoro, che è cosa Belial gli dice. Ora, noi sappiamo che la memoria alienativa, l'horus di turno, il lux, ti riempiono di stupidaggini la testa e tu hai dentro di te l'idea che Belial sia veramente quello che lui racconta di essere. Lo ha fatto per avarizia, denaro, un sacrificio che lo ha reso schiavo di Satana, ma che ha lasciato intatta l'anima candida del bambino. Ma poi, un giorno, la preghiera accorata di una donna per la guarigione di suo figlio muove il volere di Dio e Belial viene incaricato di entrare nel mio corpo e di proteggermi da una malattia e dai ripetuti abusi che avevo ricevuto lungo tutto l'arco della mia infanzia, adolescenza e giovinezza. Ancora una volta, l'alieno che entra è nella stessa situazione in cui si trovano tante persone. Confusione tra alieno che rapisce e addotto violentato. E qui ci sono una serie di cose. Per esempio, Belial è la parte di personalità dissociata che ha subito gli abusi. Infine c'è anima, dice lei, che sembra essere la mia anima, e fa molte rivelazioni sulla imminente fine del mondo, sugli alieni e i loro abusi, e sugli abusi infantili. Anima rivela che durante i rituali satanici si staccava dal corpo e osservava dall'esterno quello che accadeva. Ho delle visioni di questo, di quando sono stesa su una specie di tavolo, sedia, e mi violentano come bestie fameliche, in gruppo, tutte addosso in una frenesia incontrollabile. Ancora una volta, abbiamo la violenza da una parte e l'adduzione dall'altra, e le 2 esperienze si sommano in una difficile e intricata serie di immagini dove tutte e 2 le esperienze esistono e sono correlate tra di loro. Durante i riti le violenze sono presenti i cosiddetti grigi, alieni che vedo solo io a causa della mia sensibilità pineale. La mia ghiandola non si è cristallizzata e mi permette tuttora di vedere ciò che è precluso alla maggior parte della gente. Ora sembra una puttanata, però vi posso assicurare che la fisica moderna ritiene che questa cosa sia assolutamente vera, e ve la dico in un altro modo.
È la nostra coscienza che comprende e vede le cose. Se io credo di vedere un fantasma, lo posso vedere solo perché dentro di me io credo che esistano i fantasmi. Perché se mi passa un fantasma davanti, ma la mia mente, il mio cervello pensa che il fantasma non esiste, automaticamente il mio cervello cancella l'immagine. Quindi io vedo la realtà a seconda della coscienza che io ho. Ecco perché molti degli addotti che stanno uscendo dal problema vedono un sacco di UFO e gli altri non vedono niente, semplicemente per il fatto che hanno più coscienza del fenomeno. Dici che sia solo un problema di coscienza o che l'aspetto fisico e dunque quello che diceva la ragazza sulla cristallizzazione della pineale possa avere comunque una parte in causa? Possa avere anche una parte in causa. Cioè che esistano dei fenomeni tecnici per cui la ghiandola pineale, sicuramente quella che una volta gli antichi chiamavano terzo occhio, è legata sicuramente al controllo del corpo dell'addotto. Il microchip craniale che viene introdotto attraverso il naso, attraverso la foratura dello sfenoide, è proprio di fronte alla ghiandola pineale. E una ipotesi di lavoro è che questo microchip sia magneticamente attivo e quindi attraverso il campo magnetico produca nella ghiandola pineale una serie di cambiamenti chimici che trasformano la serotonina di acetilasi. Con la serotonina di acetilasi, la serotonina in melatonina, e da lì in cascata tutta una serie di altri tipi di endorfine che producono uno stato di rincoglionimento, quando necessario, nell'addotto, il quale poi può essere trattato come gli pare dagli alieni. Avevi espresso molto bene questa cosa sulla tua visione del fenomeno delle scie chimiche in una conferenza. Sì. Sì, perché mi chiedono spesso cosa sono le scie chimiche. Io ovviamente, lo ripeto sempre, non ho avuto mai tempo di studiare a fondo il problema delle scie chimiche. Però se fossero peraltro vere le analisi che sono state fatte sulle scie chimiche, cioè che si trovano sali di bario e di alluminio in giro, bisogna ricordare che ci sono microcristalli di bario e di alluminio all'interno della ghiandola pineale che hanno capacità piezoelettriche. Quindi quando per esempio un telefonino viene posto vicino all'orecchio spara delle onde molto forti che producono una risposta piezoelettrica in questi microcristalli della ghiandola pineale, costruendo quindi un campo elettromagnetico che ha sicuramente degli svantaggi a livello della salute. Mi ero interessato di questo. Quindi le scie chimiche forse sono qualcosa che vogliono distrarre la ghiandola pineale dal capire bene come è fatto il campo magnetico terrestre, da avere quelle che sono le informazioni che potrebbero essere pulite se non ci fossero queste scie chimiche, dal rincoglionire in qualche modo gli esseri umani attraverso un pseudo processo di mind control. Questo io non lo so, era un'ipotesi di lavoro che però teniamo nel cassetto e poi magari quando avremo un giorno dei dati in più magari li tireremo fuori. A proposito di questo, scusami se colgo l'occasione. Sì. Stavamo cercando in questa puntata di tracciare delle linee, tu ci hai dato una bellissima panoramica di quelle che sono le tue conclusioni che io condivido e spero anche molti. Ci sono delle domande tra il pubblico, ce n'era una tipo cosa avviene a livello alieno durante il rito satanico, e mi sembra che tu l'abbia spiegato abbondantemente. Se vuoi poi potrei leggerci anche durante te. Sì, certo. Tu conoscerai sicuramente il fenomeno delle MILAB, le military abduction, come sono chiamate. Sì. È stato utilizzato anche per screditare il tuo e quello di quelli che fanno questo tipo di ricerca lavoro. Sì. Per dire, sono solo i militari, sono loro che fanno credere che, ecco, tu pensi che possono esistere due frange che si occupano di questo tipo di, chiamiamola ricerca, ma io direi di sfruttamento dell'essere umano, cioè una legata all'alieno e alla massoneria? So già qual è la risposta, però è giusto per chiarire la cosa. Tutto quello che riguarda il controllo mentale, i progetti americani, il progetto Monarch, l'MK Ultra, quelle cose. La cosa è molto più non esiste l'aggettivo, molto più tremenda. Vi voglio, siccome parliamo di questo, allora vi voglio raccontare e riportare l'esperienza di Daniela, un'altra ragazza che abbiamo aiutato a uscire dal problema.
con grandi facoltà paranormali, tra parentesi, quindi le persone che escono dal problema hanno tutti poi potenzialmente grosse potenzialità paranormali. Questa ragazza un bel giorno mi telefona, mi chiama, mi manda un messaggio su Skype, non me lo ricordo, mi dice: sono ancora nel casino e succede qualcosa, qui io non faccio dei sogni strani, faccio sempre dei sogni in cui mi trovo in un posto in cui ci sono delle strane persone, con delle strane tute, delle tutte le pareti rosse, dei quadri, delle colonne, delle... non capisco cosa vogliono questi, cioè perché faccio questi sogni. E poi l'altro giorno sono svenuta al supermercato e io non capisco, ma capisco che lei mi vuol dire qualcosa in più inconsciamente, aggancia la sua situazione dello svenimento al supermercato con questi strani sogni. E allora ci vediamo, viene a casa mia e io gli dico: senti, parlami un po' di questo supermercato. Dice: io l'altro giorno, perché perdo coscienza, sono svenuta, ero lì che stavo mettendo la spesa nella macchina, avevo fatto la spesa al supermercato e a un certo punto mi hanno investito. Una macchina mi è passata vicino di corsa, fum, e mi ha buttato per terra e io sono svenuta. Tanto è vero che c'ho anche un segno sul piede. E mi fa vedere il piede. Il piede c'ha un buco a destra e un buco a sinistra. Non c'è una riga che colpisce, che mette insieme i due buchi. Cioè, non è stata strusciata. È come se una scossa elettrica avesse colpito il piede da destra a sinistra. La faccio per dire, tanto per intendersi. Allora gli dico: scusa, ma e tu che sei svenuta, quando ti sei rialzata, qualcuno al supermercato ti ha aiutato a rialzarti? Ah, dice: no, non se ne è accorto nessuno che io ero caduta per terra. Dico: scusa, ma qui c'è qualcosa che non mi torna. Come era fatta la macchina? La macchina in realtà non l'ho vista, ho sentito solo il vento. Ancora qui c'è qualcosa che non torna. Scusa, ma quando tu sei caduta, gli applico la tecnica delle ancore. Guarda cosa c'è lì. E lei vede che non c'è nessuno. Le macchine sono vuote. Non c'è più nessuno e la scena è vuota. La scena vuota è la rappresentazione dell'inizio di un'adduzione. Allora, con l'ipnosi, lei l'avevo trattata con l'ipnosi classica, quindi riparto con l'ipnosi classica, lei ricostruisce veramente quello che è successo. Arriva una sfera di luce. Sì, il tempo si blocca, questa sfera di luce la prende in qualche modo e lei si trova in una stanza buia, seduta su una specie di tavolaccio. Arriva un signore, come al solito vestito con questi strani vestiti cerimoniali, pseudo-religiosi. E questo signore la porta nell'altra stanza, dove ci sono uomini e donne nudi, se non mi ricordo male. E la stanza è così fatta. Ci sono delle... una stanza grande, con le colonne. Di solito sono due le colonne. C'è le mura che sono completamente rosse e attaccate alle mura ci sono una serie di quadri, tutti uguali ma con immagini differenti, una specie di via crucis, chiamiamola così. E insomma mi sta descrivendo un tempio massonico. E allora siamo in ipnosi. Cosa succede? Questo signore in ipnosi gli dice: tu non ci devi più andare da quel signore che poi sarei io, perché noi ti vogliamo, tu sei importante per noi, perché noi vogliamo la tua energia e tu ce la devi dare. E in quel contesto, conoscendo che l'ipnosi moderna permette di considerare l'ipnosi non una rivivificazione delle cose, ma una visitazione reale, lei è lì in quel momento e parla con lui. Perché lui gli dice: tu devi andare da lui, cioè da me, e gli devi dire di lasciarti stare, perché tu sei nostra, e lo devi fare, perché se non lo farai, non lo avviserai, noi ti faremo del male. In quel momento scopro che la ragazza mi ha contattato proprio perché ha in qualche modo questo ordine post-ipnotico dentro. Devi andare a parlare a me per portare questo messaggio strano. E allora io, già che ci sono, prendo il soggetto addotto e gli dico: bene, ora sei lì, diglielo, e io parlo con questo signore. Digli questo, che io me ne frego di lui, chiunque egli sia, chi è?
perché viene a dirci queste cose? E lui in qualche modo si presenta e dice che lui è praticamente il sacerdote di questa religione, dove c'è questo Dio che in qualche modo comanda e schiaccerà tutti quelli che non lo rispetteranno. Come è fatto questo Dio alieno? Perché si tratta di un alieno. Perché lo vuoi sapere? Dice lui. Perché sono curioso, gli dico io. Ce l'hai presente un drago? Un serpente che cammina in piedi? Mi dice lui. Sì. Aggiungici le ali, mi dice lui. E mi fa vedere l'iconografia di Belial, quello della testimonianza di cui parlavo praticamente prima. Ma il diavolo vero e proprio. E lì capisco una cosa fondamentale, come questa persona abbia un'idea dell'alieno che sta sopra di lui, del tutto archetipica e molto probabilmente anche molto lontana dalla realtà dei fatti, cioè solo un burattino in mano all'alieno che gli fa credere di essere Dio. E questo burattino in ambiente massonico crede, solo perché fa la figura del servitore del Dio, di avere qualche tipo di vantaggio in futuro. E allora però ne vogliamo sapere di più. A quel punto le nostre tecniche ipnotiche permettono di fare tutta una serie di lavori per cui io metto in sicurezza l'addotto, che non dovrà essere più preso, perché la sua parte animica la richiamo all'ordine e gli dico: vedi, questo signore non deve più prenderti, e facciamo la riprogrammazione animica. Quando questo pseudo sacerdote quindi non ha più nessun potere, perché lui mi dice: tu non mi puoi uccidere. Ma come mai non ti posso uccidere? Perché io non sono dentro di lei, io sono attaccato a lei con la tecnologia. Vedi, più parla, più si sputtana, più ti racconta delle cose. Stai zitto, non dirmi nulla, sei un cretino. Perché parli? Ringhia e basta, è troppo scemo. Anche se ti dice bu, mi ha dato comunque un'informazione. Certo che è dentro di lei e la controlla con la tecnologia, con gli impianti, con tutto quello che noi sappiamo esistere. Allora noi dobbiamo staccare gli impianti, bloccare il soggetto e metterlo in condizioni di essere innocuo. Ma quando questo accade, la parte animica subisce la mia intervista. Chi è questo signore? Cosa vuole dal tuo contenitore? E lei mi dice: questo viene dalla seconda creazione. Quale seconda creazione? Sì, le cose, ora ve lo dico in termini, ora le parole precise non me le ricordo, però il risultato è questo: il mondo è stato già ucciso 4 volte, questa è la quinta volta. C'è stata una prima, una seconda, una terza e una quarta creazione. Tutte le volte i militari e i potenti del mondo che si erano alleati con gli alieni, tutte le volte, sono poi finiti per essere stati salvati in qualche modo dagli alieni. Loro schiavi, loro leccapiedi, ma galoppini utili. Ebbene, quello che si viene a conoscere è che la religione legata all'aspetto massonico è una religione che non è di questo ultimo yuga, il Kali Yuga, ma nasce da esigenze prima, sono riti satanici che risalgono a creazioni prime, la prima, la seconda, la terza e la quarta, e ci portiamo dietro tutti questi signori che sono i militari e gli umani, che fanno le stesse cose che fanno i militari e gli umani nell'ultimo nostro periodo, nel quinto yuga, lo chiamerebbero così gli ariani. Ma possiamo dire, Corrado, quindi che l'aggettivo satanico è solamente un nostro modo forzato di vedere la cosa, perché si parla alla fine di ritualità esoterica per ottenere determinati favori da parte di un ente superiore. Dunque, forse tutte le religioni fanno le stesse cose. Sì, tutte le religioni fanno le stesse cose. La religione è nata, e la parola stessa lo dice, religo, cioè schiaccio sotto delle leggi. E le leggi le fanno i non animici, perché l'animico se ne fotte delle leggi, perché è totalmente... So a questo tipo di logica? Sì, che 2 più 2 faccia 4 ad anima, non gliene frega niente. E soprattutto
chi è animico ha coscienza di sé, chi ha coscienza di sé sa chi è e quindi non ha bisogno per fare delle cose, per vivere, di un gruppo di regole che lo liberi dalla, come si dice, dalla responsabilità. Allora ammettiamo che io sia uno che abbia anima e la mia anima vale 100. Poi incontro una persona che non è animico e che quindi abbia una coscienza che vale 1. Bene, la persona che ha coscienza che vale 1 deve mettersi con altre 99 persone che hanno coscienza 1. Così il gruppo farà coscienza 100 e potrà confrontarsi con me. È il gruppo che si confronta con me, ma il gruppo si confronta con me come il gruppo di api, il gruppo di mosche, il gruppo di lux, il gruppo di serpenti, il gruppo di certi partiti politici, il gruppo di certe sette religiose, tutti in gruppo, proprio perché hanno poca coscienza e non sanno chi sono. Questo è il discorso fondamentale. Valido allora come ora, valido oggi, valido come al tempo dei Vimana, quindi siamo in situazioni pre-diluviche, vale per milioni di anni fa, tra le varie notizie che potevano essere, per esempio, citate da Tiziana, mi ricordo quella di un essere, il cranio di un povero disgraziato che ha circa 7 milioni e mezzo di anni, che è stato trovato in scavi di un certo livello, e questo cranio ha l'innesco della spina dorsale fatta in modo tale che questo non camminava a quattro gambe, ma camminava dritto. Quindi 7 milioni e mezzo di anni fa abbiamo già un uomo che cammina dritto. Quindi questa scoperta del genere mette in forse tutta la storia dell'evoluzione umana. Ci potrebbe chiedere, per esempio, una cosa molto interessante. Perché noi non troviamo manufatti di tipo scientifico, no, delle altre civiltà, degli altri yuga, di quelli che sono stati ammazzati prima di fare la stessa fine che noi facciamo ora? Vi ricordo brevemente che, secondo le nostre ipotesi di lavoro, l'uomo primo, colui che ha creato tutto questo bordello, giunge a un certo punto per cui deve distruggere l'umanità, perché gli esseri umani e le loro anime diventano così capaci che non si fanno più fregare. E quindi, quando il corpo muore, non viene più riciclato in una ulteriore vita che servirà solamente all'uomo primo per essere fonte di ciucciamento ancora di energia. L'anima non si fa più ciucciare perché se ne va direttamente alla creazione, direttamente alla fonte. Allora, prima che ciò accada, l'uomo primo distrugge l'umanità e lo ha già fatto 4 volte nei 4 yuga precedenti, come peraltro dice la Madame Blavatsky, come dice il credo ariano della Valle dell'Indo, come dicono i Maya e così via. E in questo contesto quello che accade allora è la stessa cosa che accade oggi. Ma se avevamo 4 civiltà, dove è finita tutta la bellezza delle scoperte scientifiche delle altre civiltà? È semplice, noi non la troviamo. E perché? Perché non c'è. E perché non c'è? Semplice, perché questi diversi yuga sono, dal primo all'ultimo, il quinto, il nostro, il cosiddetto Kali Yuga, sempre più corti. Mi ricordo in una ipnosi fatta tanto tempo fa, quando l'uomo primo parla e dice e cerca di fregarmi, le prime volte succedeva, dice: ma le cose qui sono un casino perché noi non possiamo più fare come prima. Sì, bisogna distruggere l'essere umano, però tutte le volte è sempre più difficile, perché le coscienze fanno prima ad acquisire consapevolezza di sé. Come dire, i diversi yuga sono sempre più stretti, sempre più corti, sempre più corti. E allora arriva un punto in cui bisogna cercare di aumentare la lunghezza dello yuga, del periodo, perché ci serve vivo l'essere umano. Non possiamo sempre fare questo ciclo che poi finirà per non dare più frutti, o frutti per poco tempo. E allora dobbiamo allungare il tempo in cui l'uomo sia cretino. E come si fa ad allungare il tempo in cui l'uomo sia cretino, mentre anima che ha già fatto 4 percorsi, beh, si fa fregare sempre meno volentieri e quindi raggiunge la coscienza più velocemente? Certo, troviamo il sistema di diminuire la velocità con cui la coscienza cresce. E come si fa? Con la tecnologia. Diamo la tecnologia all'uomo. Rimarrà cretino.
È semplice. Tu invece di parlare con il tuo amico con la testa, parli con il tuo amico con tre telefonini. Così non ti accorgerai mai che ci puoi parlare con la testa. E in quel contesto la tua coscienza non cresce. Quindi, quando torniamo indietro, noi non troveremo civiltà altamente tecnologizzate, perché è la nostra quella più tecnologica, perché la tecnologia fa in modo di renderci tutti cretini. Questa è una cosa che... È una cosa che abbiamo sospettato. Sospettato, ecco. Fin da piccoli. Posso fare un piccolo passo indietro ancora? Certo, volentieri. Sì, prima quando si parlava di tecnologie, ma anche forse siamo nell'attualità di quello che stai dicendo adesso, tecnologie o tecniche. Dunque, i riti, così come li abbiamo chiamati prima, sono alla fine delle tecniche, quindi una tecnologia usata proprio, cioè usando questo termine nel suo significato più profondo, anche magari la capacità di modificare l'universo con la coscienza può essere definita una tecnologia, sei d'accordo? Sì, certo. Sì, in qualche modo. Sì. Ci sono le macchine. L'uomo primo costruisce le macchine e con le macchine che ha costruito la virtualità. Dunque noi abbiamo un modo di agire grossolano e un modo di agire sottile. Un modo di agire con i microchip, con la tecnologia, con l'elettromagnetismo, se vuoi, o le scie chimiche e quello che possiamo capire, e un altro modo di agire. Tu pensi che alla fin fine ci sia un regista unico o si stia parlando di due fazioni diverse? Perché mi sembra che quando si parla di alieno, anche tu sei d'accordo che non significa extraterrestre, ma la differenza che c'è nella forma sottile, psichica, a cui si fa riferimento. Ecco, è solo prerogativa di anima agire nella realtà virtuale con una tecnologia? Perché sembra a questo punto che anche chi utilizza riti di questo tipo se ne possa avvalere. Certo, quello che noi vediamo è che il militare che rapisce l'addotto è un militare che ha basi qui, ha connivenze qui, in questo spazio, in questo tempo, ma viene dal futuro o viene dal passato, perché sono militari degli altri Yuga, i quali fanno le stesse cose che fanno i militari di questo Yuga e che sono rimasti lì in attesa sempre di risolvere il loro problema. Quindi c'è una capacità tecnologica da parte di questi militari. I nostri, gli ultimi, più tecnologici, gli altri più esoterici, se vogliamo così dire, in grado comunque di girare nello spazio-tempo con una certa nonchalance. E quindi, mano a mano che si viene verso più in qua, c'è questa tecnologia. Ora, va detto che l'alieno, una volta che si è servito dei militari nei diversi periodi storici dell'universo, si è fatto anche dei nemici, perché quello che è successo qui è successo anche prima. Di questo ne abbiamo evidenze nell'analisi del mito, per esempio. Poi su questo magari ritorno dopo. Ci fa capire come i militari hanno capito comunque che degli alieni non ci si può fidare. E gli alieni l'hanno sempre saputo che dei militari non ci si poteva fidare. E ora arriviamo a un punto in cui militari alieni, ognuno gioca per sé e chi vince vince. Questo è il risultato della questione. Cosa c'è dietro? O meglio, devo dire cosa c'è in alto, perché il militare si è fatto fregare dall'alieno, ma era il militare che voleva fregare l'alieno. L'alieno si è fatto fregare dal suo creatore, l'uomo primo, ma era in realtà l'alieno che voleva fregare l'uomo primo. L'uomo primo si è fatto fregare dalla coscienza del primo creatore, ma in realtà era lui che voleva fregare, e tutto un arsenal di intendere, tutti che volevano in qualche modo fregare quello che c'era sopra. Praticamente come il governo italiano, non è che è cambiato granché. Tutti sono legati semplicemente a un pacco di soldi, in questo caso l'anima e la sua energia, che passa da un deputato all'altro, per cercare di allungare la vita di un governo. Che comunque sappiamo tutti è destinato a crepare. Quindi,
come crepa il governo italiano, crepano gli alieni, crepano i militari e cadranno uno per uno fino in cima. Questo è quello che Anima dice durante le sue rappresentazioni. Chiunque messo in ipnosi e fatto parlare con la sua anima ti racconterà questo tipo di situazione. E in alto chi c'è? Com'è la questione? Quante fazioni ci sono? Bene, le fazioni si potrebbe dire erroneamente, ma poi neanche tanto, che sono due, come al solito. Perché? Perché l'esigenza della virtualità è creare un mondo duale. Buoni, cattivi, acceso, spento, bianchi, neri. Shiva e Vishnu, che poi sono due facce della stessa medaglia. Oggi sappiamo esattamente come collocare sia Shiva che Vishnu nel contesto alienologico. Questi dei diventano i padroni del cerimoniale massonico e satanico, e gli adepti sono quelli che poi cercano di prendere l'energia, la vita eterna, dalla bambina piccola, in qualche modo ingraziandosi il loro Dio, che è un alieno, perché non li ammazzerà quando sarà il momento di ammazzare tutti. Questa è una cosa estremamente divertente, oserei dire, perché solo idioti possono pensare di potersi salvare la vita con un atteggiamento del genere. I nostri militari lo stanno comprendendo perfettamente, solo che, poverini, l'hanno compreso tardi e ora non possono più fare niente e sono destinati a crepare tutti. Sicuramente la battaglia... Cosa dice il mito? Guardate, ecco, torniamo un attimo sul mito. Quello che succede ora è successo anche prima. Il mito, lo ricordo, è una fotografia della storia. Quindi non è la storia, è il passato, il presente e il futuro che si possono leggere contemporaneamente. Facciamo un esempio. Quello che è successo nel quarto yuga, quello che succederà nel quinto, è lo stesso, con una variante in fondo. Perché questo è il quinto yuga. Non esiste un sesto yuga. Qui si finisce, se Dio vuole. E prendiamo per esempio la... cosa troviamo noi nelle teste degli addotti? Nella testa degli addotti troviamo un ordine post-ipnotico che dice all'addotto che a un certo punto dovrà, per salvarsi, recarsi in alcuni punti della terra dove verrà preso da una sua macchina, da una bella macchina volante che se lo porterà a casa e lo salverà da quella che è la distruzione di questo evento cataclismatico che dovrà accadere. Tutti gli addotti hanno questa idea nella testa, con le istruzioni di dove andare. In parole povere cosa succede? Succede che le memorie aliene attive di Bionda Cinque Dita verranno tutti tirati su dall'astronave del Bionda Cinque Dita. Le memorie aliene attive della cavalletta verranno tutti tirati su dalle cavallette. Perché? Perché loro non possono perdere i loro contenitori. Anzi, faranno una bella figura, faranno vedere che hanno salvato il mondo. No? E quando qualcuno gli chiederà, ma mio zio, mio babbo, mio nonno non l'hai presi, sai, non potevamo salvare tutti. Come in un famoso film di fantascienza in cui l'alieno, mentre si sta distruggendo il mondo, prende il bambino piccolo e gli dice tu verrai con noi, no, tuo babbo no, tuo babbo non ci serve. È uguale, anche nella fantascienza c'è il ricordo di questo mito. E che cosa succede nelle... anche nel testamento vorrei dire. Certo. E cosa succede per esempio nella storia degli indiani Dakota? Gli indiani Dakota hanno un bellissimo racconto che suona più o meno così. Sapevamo che gli esseri che erano venuti dallo spazio ci avevano raccontato che il mondo sarebbe finito e allora loro, siccome sono tanto buoni, ci volevano salvare e allora per salvarci ci hanno mandato le sette tartarughe volanti. Sette tartarughe che giravano sul loro asse, che sembrano proprio le astronavi rotonde, che volavano, che prendevano, o forse era la stessa tartaruga che è venuta sette volte, a prendere i nostri indiani, Hopi, Dakota, e li portavano in un altro mondo, che poi li avrebbero riportati sulla Terra, ma per salvarsi dalla grande disgrazia. E dovevano venire sette volte a portare via tutti. Stanno ancora aspettando la settima volta. Cioè qualcuno non è stato preso. Vedi come all'interno della leggenda Dakota, che è esattamente quello che noi troviamo nella memoria alienativa dei nostri addotti.
si ripeterà la scena. Arriveranno le macchine volanti e cercheranno di salvare chi gli interessa a loro, perché loro della vera e propria umanità non le può fregare de meno. E questa è una delle classiche situazioni in cui nel mito c'è scritto quello che sta succedendo, e nel mito che cosa c'è scritto? Come ce la caviamo? Qual è il finale della storia? Semplice. Shiva e Vishnu, cioè l'uomo primo e l'uomo, chiamiamolo, l'uomo primo del secondo creatore, faranno la guerra tra di loro. Shiva, ricordiamo, è quello senza corpo, quello che sta di là, e le sue creature sono l'Horus, sono il ringhio, le cose che le animano, le cose che stanno dentro, le macchie nere che ti senti prendere da dietro la schiena quando vengono, in modo archetipico, ideico, simbolico. E invece c'è l'uomo primo normale che ha tutte le sue 10 reincarnazioni, tra cui Krishna, erroneamente chiamato Cristo. Ebbene, questi due, dice la storia, dice il mito, si ammazzeranno tra di loro, così l'uomo potrà vivere in eterno. Molto interessante. Ascolta, a questo punto credo che molte persone vorranno sapere cosa ne pensi a questo momento della storia, della annosa e ormai anche forse noiosa questione del 2012, soprattutto per il fatto che parecchie persone in ipnosi e non, cioè diciamo alcune componenti animiche sono state chiare, sono state precise, sì, per quanto riguarda questa cosa qua, e come diciamo inserisci questa considerazione nell'ipotesi di un futuro modificabile. Sì, prima di entrare in questo argomento faccio una precisazione che mi è venuta in mente. Ci sono molte persone che parlano di questo evento cataclismatico, fanno conferenze, lo stesso David Icke, girano filmati di pseudoscienziati americani, pseudocontattisti, non si capisce bene cosa, le stesse dichiarazioni di Ramka, questi contattisti, channeling, eccetera, eccetera, no? La cosa interessante è che io mi differenzio da tutte queste persone, perché io lo dico gratis. È strana questa cosa, perché David Icke, per quanto bravo, bello, buono e con la melanina, per fare una conferenza di 20 minuti, a Videolina, tanti anni fa, voleva 40.000 euro. E allora io mi viene in mente, ma cosa te ne fai di 40.000 euro se sai che poi nel 2012 finisce tutto? Cioè, da qualche parte c'è un imbecille. Sì, potrei dire anche più di uno. E la cosa mi insospettisce, perché allora se io voglio fare dei soldi e faccio tutto per soldi e ti dico le cose, la scienza, per soldi, vuol dire che tu ritieni che quello che io ti sto dicendo è una cosa che ti sto dando, non è una cosa che tu diventi. Allora vuol dire che dal mio punto di vista coscienziale te non hai capito niente della realtà dei fatti e che stai bleffando alla grande. Questo è un aspetto negativo, per esempio, della figura di David Icke, per quanto lui abbia comunque portato alla conoscenza di tutti un certo tipo di cose. Mi piace poco quando David Icke dice che tutte le belle cose che dice gliela dette in una stanza di un albergo americano uno strano essere piccolo fatto di luce. Certo. Sì, sì. Questo veramente mi fa un po' schifo, perché allora capisco che David Icke sicuramente è molto legato alla massoneria inglese, che peraltro condanna da un certo punto di vista, ma probabilmente solo per rendersi credibile agli occhi del lettore, e così tanti altri. Detto questo, andiamo ad esaminare il 2012. Noi abbiamo dei dati e io faccio solo 2+2, non è che ci metto del mio. Gli addotti in ipnosi dicono che succederà una certa cosa, ci sarà un intervento cataclismatico. Guardate, ora vi dico come funziona secondo la ricostruzione degli addotti. Ci sarà un corpo celeste che colpirà il sole emetterà una fiatata bollente che colpirà il nostro pianeta, soprattutto dalla parte dell'altro emisfero, cioè l'America, perché noi saremo in ombra, a notte da noi, nelle ricostruzioni degli addotti, ovviamente. Questa cosa
farà fuori un bel po' di persone, a meno che tu non abbia la crema solare 150, protettiva. Ecco, quindi quelli che avanzeranno camperanno ancora per 400-500 anni, poi qui buio, tutto buio, dice Anima. Qui non c'è più nessuno, noi a giocare di là, e te lo dicono tutti, non è che te lo dice uno, tutti. Quando noi facevamo questa domanda 2 anni fa, si disse che quanto tempo ci sarebbe rimasto? La Terra avrebbe girato 2 volte attorno al Sole. Ora poi, piano piano, si veniva in qua, la Terra fa un giro 0,8, un giro 0,2, 0,8, e ora è sempre, sta scendendo sto numero. Quindi io sono un ambasciatore che in questo momento ti sta dicendo quello che vengono fuori, quello che viene fuori, come dati dalle ipnosi. Poi daremo un indice di credibilità fra un attimo anche a questi dati. Quello che succede è che prima crollano le borse internazionali, l'ho detto nel 2002, mi hanno sputato tutti nel chiasma ottico, ma io non è che l'ho detto nel 2002 perché sono un santone venuto da amico di Sai Baba, io l'ho detto nel 2002 perché gli addotti lo dicevano nel 2002, in ipnosi, la loro parte animica ricostruiva questi dati, così come sta succedendo esattamente in questo momento. Allora, se gli addotti nel 2002 mi raccontavano queste cose del successo, ora gli addotti che mi raccontano nel 2010 che stiamo per finire male, perché non ci dovrei credere? Punto numero 2. Casca la borsa, l'economia è nel casino, in quell'istante arriva la botta del sole. Una settimana prima, 2 settimane prima, arrivano gli alieni e dicono, vi salviamo noi, non vi preoccupate, e la gente che non capisce un cazzo in quello stato, si affida alla salvezza degli alieni. Gli alieni cercano di portare avanti un pochino di copie, di contenitori che gli servono a loro, sottraendoli alla furia dell'uomo primo che invece vorrebbe ammazzare tutti. Ancora lì, se la danno un po' l'uno con l'altro, cercano un po' ognuno di portare a casa un poco di acqua. La salvezza, in questo contesto, per l'essere umano, per l'uomo, non è di salire sulla macchina volante degli alieni che li salverà. La salvezza è di rimanere qui e morire. Perché solo morendo la tua parte animica acquisirà la coscienza e la libertà di tornare alla fonte e non si farà più riciclare dall'uomo primo. Questo è il quadro che viene fuori dalle ipnosi regressive. Che tipo di credibilità dare a questo scenario? Quanto questo scenario può essere effettivamente valido? Allora, partiamo dalla seconda questione. Bisogna notare una cosa. Da quando ho cominciato a fare questo tipo di lavoro ho notato che la coscienza dell'essere umano aumenta con una velocità incredibile. Gli addotti che vengono da noi ora, li lavoriamo in poche puntate e li tiriamo fuori dal problema perché loro capiscono subito tutto al volo. E questo accade perché chiunque acquisisce coscienza mette a disposizione la propria esperienza di una specie di akasha generale in cui tutti noi possiamo andare a bere. Questo vuol dire che l'acquisizione della coscienza, secondo me, va come una legge di tipo E alla X quadro. Cioè, mentre per 10 anni non siamo riusciti a fare niente, per 5 anni siamo riusciti a fare metà, per 2 anni siamo riusciti a fare l'80%, per 3 mesi faremo il 102%. Ma no, il problema è, ce la facciamo con la nostra coscienza poi a riequilibrare le forze del nostro pianeta, a rimboccarci le maniche, a cacciare gli alieni, a dare un calcio nel culo ai nostri politici, ai nostri militari, ai nostri massoni, ai nostri preti? Il numero, come probabilità, il numero è maggiore di 0, però è piccolo. Quindi la vedo dura, però è possibile. Così come si è dimostrato possibile, sia dalla fisica quantistica che dice questo, sia da quello che abbiamo potuto vedere nelle ipnosi regressive, modificare il futuro. Allora, attraverso un effetto Maharishi, io sono il primo a dire, una volta che l'avevo letto, sta cosa mi sembrava una cazzata. Maharishi Mahesh è sì l'inventore della meditazione trascendentale, ma è anche un fisico quantistico, quindi non era un cretino. E da questo punto di vista lui dice che c'è un numero soglia, le coscienze a un certo punto, anche se non sono tutte, spingono tutta l'umanità a svegliarsi in un unico colpo. Esiste quindi la possibilità che tutto quello che sta accadendo ora sia solo un riflesso, una visione del
futuro che noi abbiamo in questo istante. Ma se noi guardiamo domani mattina questo futuro, questo domani mattina, se noi abbiamo acquisito coscienza, potrebbe già essere cambiato. E dopodomani, e ancora dopodomani, ora vediamo l'universo che si ammazza, che finisce, che si coventrizza, che cade su se stesso. Ma fra qualche giorno la nostra coscienza potrebbe aver pilotato il fenomeno in un modo diverso, perché noi siamo spettatori e registi dello stesso spettacolo, che possiamo quindi cambiare in corso d'opera. C'è un nostro ascoltatore che fa questa domanda: ma le persone che muoiono adesso vanno dall'uomo primo? Ah, qui c'è una bella frase del famoso Gesù Cristo, persona mai esistita, Gesù è una cosa, Cristo è un'altra, il quale dice i primi saranno gli ultimi saranno i primi. Gli ultimi saranno i primi a entrare nel regno dei cieli. Cosa vuol dire? Che, beh, tutti gli altri sono in attesa. Questa frase è troppo divertente se letta con la nostra chiave di lettura. In realtà non è vero che uno muore prima e l'altro muore dopo, perché secondo la fisica di Bohm, della virtualità, tutto l'universo dura al massimo 10 alla meno 44 secondi. Cioè tutti, anche i nostri contenitori del passato, del futuro, che sono copresenti con il presente, anche se un mio contenitore muore a 10 anni e io muoio a 97, moriamo tutti e due nello stesso istante. Quindi non arriva uno prima e uno dopo. Certo, Cristo, Gesù, non lo poteva dire ai suoi apostoli, che non conoscevano l'idea che il tempo non esistesse. Il primo a capire che il tempo non esiste è Sant'Agostino, ma da Sant'Agostino a Gesù passeranno un bel po' di anni. Certo, grazie per la risposta, Corrado. A questo punto qualcuno vorrebbe sentirti magari dire qualche parola in più su quello che hai scritto ultimamente su Facebook, sul fatto che tu ti saresti ritirato dalla ricerca, cosa che so non essere vera, e in realtà ti ritiri un po' dalle scene. Volevi aggiungere qualcosa così dal vivo al riguardo? Oh, ma ci sarebbe da scrivere un romanzo, però diciamo le cose molto semplici. Dunque, io ho scritto quella cosa su Facebook in un modo forse un po' ermetico, ma io, siccome sono un chimico e il primo chimico dell'universo è stato Hermes Trismegisto, in qualche modo i chimici usano un linguaggio ermetico, cioè dicono poche cose che sono chiare e la gente legge e non capisce, eppure lì dentro c'è scritto tutto in quelle righe, e ora lo ridico in un modo più esaustivo, sperando di essere più comprensibile possibile. Nel percorso che io ho fatto in questo tipo di ricerca, mi sono reso conto che ci sono dei limiti miei personali ed è importante per me essere conscio che ho preso coscienza dei miei limiti, cioè io non sono il salvatore dell'umanità, io non posso salvare l'umanità. Mi dispiace, l'umanità si deve salvare da sola. Io ti ho detto come si fa, secondo me, poi magari sbaglierò, però non è detto che io dica la verità scesa dal cielo. Sulla base delle mie osservazioni, dal mio punto di vista, le cose stanno così. Io non sono in grado di fare più di quello che ho fatto. Quindi l'aspetto legato alla salvazione delle coscienze attraverso la salvazione dell'anima che noi produciamo con il TCT, con il TAV, con il Simbad, con la simulazione mentale flash, sta diventando sterile. E io mi sono chiesto, va bene, ci manca un anno, per un anno cosa faccio? Ne tiro fuori altri 100? Altri 200? Facendomi un culo della Madonna. E questi 100-200 cosa mi rappresentano? Siamo 7 miliardi di persone. Niente, allora questa è veramente fatica, la mia, sprecata. Punto numero uno, non posso più fare questo tipo di lavoro. Ho continuato a farlo fino a che, nell'istante in cui speravo che il fenomeno diventasse molto, è diventato esplosivo, ma io volevo che diventasse molto di più esplosivo e che si potesse pensare che in futuro ci fosse una vera e propria rivoluzione della parte animica, la quale si incazzava con le forze di questo pianeta e mandava a fare in culo tutti i nostri governanti.
che sono la pietra miliare prima e responsabile in tutte le ere della Terra del casino in cui ci hanno messo. Mi sono reso conto che non era possibile, questa cosa non funzionava così. E allora io, nel periodo di tempo che mi rimane, devo fare ancora un paio di cosette. E allora devo farle io, perché poi non le sa fare nessuno. Una è il tentare di mettere a punto un sistema che si chiama TST, Triade Sound Test, che sarà l'evoluzione del Triade Color Test. Non so se ce la farò, non so se ce la faremo. È una mia idea che prende spunto da alcune ricerche che abbiamo fatto, in cui al posto delle sfere luminose, cioè di una visione del colore, io farei sentire dei suoni al soggetto con un opportuno hardware e software, e questi suoni avranno l'obiettivo di far acquisire coscienza immediatamente al soggetto addotto. Lo so che detta così sembra una cosa da fantascienza, ma in fondo è il finale di Sei giorni sulla Terra, di quel famoso film che poi prende spunto dalle ricerche che abbiamo fatto. Anche quella era una cosa vera. E poi c'è un altro motivo fondamentale per cui io devo starmene un po' per i cazzi miei. Ho passato 30 anni, gli ultimi 30 anni della vita, a guardare nella testa delle persone. Ora ho deciso che devo guardare nella mia. Grazioso. Ahimè. Beh, ahimè. Una cosa necessaria. Sì, necessaria, perché ci si rende conto, dopo molti anni di ricerca, che l'atteggiamento che io ho sempre tentato di tenere è stato un atteggiamento da fuori, cioè da operatore, da misuratore di cose. C'era la gente che mi diceva, ma te hai anima o no? E io gli ho sempre detto illusivamente, ma non lo so, chi se ne frega, non mi importa nulla, no? E in realtà c'è un istante della ricerca in cui te capisci che le cose non possono essere più portate avanti in questo modo, asetticamente fuori, dall'esterno. Perché se io sono qui e mi sto rompendo i coglioni in questo modo, c'è una ragione che va oltre e che deve essere trovata. In parole povere, è la ragione per cui anima cerca di farti fare delle esperienze e ti dice, guarda, prendi coscienza che te sei qui per fare questa cosa qui. Ecco, io fino a questo momento non ho mai avuto voglia di andare a guardare dentro questa storia, ma mi rendo perfettamente conto, mi è stato suggerito da alcuni, che bisogna che io guardi dentro di me, perché sennò non sono più in grado di trarre delle lucide conclusioni su come va a finire l'intera storia. Questa è una cosa che ti fa molto onore, Corrado, se ce ne fosse ancora bisogno, perché c'era un'apparente contraddizione in effetti in alcune cose che sostenevi. La prima cosa che sostenevi era che per capire bene le cose dovevi restarne all'esterno. La seconda cosa che sostenevi era che per capire un fenomeno lo devi vivere. Ecco che queste due cose qui non legavano tanto bene, ma tu in questo momento qua ci dici che le hai destinate a periodi diversi della tua ricerca. Sì, il primo periodo è stato caratterizzato dal fatto che io avevo terrore, paura di entrare nel fenomeno, perché una volta dentro, in un'ipnosi, te abbassi le barriere, come è successo ad alcuni dei miei colleghi, il lux ti entra dentro e tu impazzisci e passi il resto della tua vita alla neurodeliri. Questo era il problema. Come c'è il problema sicuramente di un impatto forte che può avere l'addotto su di te, il transfer e il controtransfer, che io non ho mai permesso che accadesse. Io sono un muro di fronte al un muro assessuato, voglio dire anche questo, di fronte all'addotto che è davanti a me. E questo per terrore di essere in qualche modo coinvolto e di non avere, il terrore vuol dire la paura è legata alla non conoscenza del fenomeno, paura di quindi non poter affrontare il fenomeno con le giuste armi, cioè paura di perdere. Ora bisogna che io accetti la battaglia, perché non si può far combattere sempre gli altri, gli addotti, se no non funziona.
Certo. Beh, nella virtualità del fenomeno del tempo possiamo dire che non ha grossa importanza farla prima o farla dopo, una cosa del genere, perché tra le persone che collaborano con te ci sono stati alcuni che l'hanno fatta prima, cioè si sono trovati coinvolti in qualche maniera, hanno dovuto in qualche modo interrogarsi e poi arrivare dall'altra parte. L'importante, come tu ci insegni, è di vedere le due facce della medaglia per vedere l'immagine. L'interferenza. Certo. Siamo arrivati quasi alla fine della puntata ed è stato piacevole come al solito. Mi sembra che agli ascoltatori sia piaciuta molto. A me è piaciuta tantissimo e come al solito ti rinnovo la richiesta di passare ancora a trovarci, insomma. Sarà fatto, anche perché il fatto che io mi ritiri da una situazione come Facebook, proprio nel momento in cui ho 11.000 persone sulle due pagine di Facebook e 1.700 che cercano di entrare disperatamente, è un momento particolare dove tutto direbbe, ma se vuoi la gloria e la fama, rimani lì, apri una terza pagina di Facebook. Non ce la posso più fare tecnicamente. Allora però il fatto che io mi ritiri da certi tipi di situazioni non vuol dire che mi ritiro. Sto facendo altre cose ed è per questo che la mia intenzione è quella di invece dare più spazio a tutte quelle che sono le iniziative di UFO Machine. Quindi aumentare la qualità dell'informazione dopo un momento in cui hai dovuto necessariamente aumentare la quantità. Sì, tu non so se aumenterà la qualità dell'informazione, ma non sarà più l'informazione come prima, sarà un'informazione un po' diversa, forse che si avvicina di più a quello che abbiamo detto stasera che non alle analisi isotopiche che magari facevamo una volta su microchip. Benissimo, io come sai, per quello che posso fare ti sarò sempre a fianco in questo senso perché condivido assolutamente questo tipo di direzione. E siamo arrivati verso la fine, io darei un po' la parola anche a Michele, intanto ti saluto Corrado e ti ringrazio per essere stato con noi anche stasera. Grazie a tutti voi.